12 aprile 2013, Wairzoo numero 4 al CSO Pedro di Padova, via Ticino. Sono qui con gli S e benvenuti ragazzi. Ciao. È bello avervi qui in questa grande famiglia che è quella di Wairzoo, per usare un termine abbastanza pesante e brutto, direi, in questo bel punto d'incontro per, più che etichette e band, persone interessate di musica che mangiano e campano di musica alla fine. Sì, è bello che ci siano spazi come questo per quelli come noi e come quelli che stanno suonando adesso e tutti i ragazzi stanno girando intorno, che non saprebbero come fare per accomunarsi. Ci conosciamo tutti bene o male, però il fatto che ci siano delle realtà che aprono gli spazi è importante anche per noi. Alla fine non va un po' stretta la definizione, di cui spesso si abusa, di gruppo emergente, soprattutto quando come voi almeno da 14 anni siete sulle pedane, sui palchi? Stiamo emergendo da così tanto tempo che ormai siamo annegati, penso. Allora, visto che avete imparato a cavarvela bene con l'apnea, cos'è che affonda di più una band in uno spazio come quello del Veneto, visto che è di chilometri zero, di impatto poco che stiamo parlando? Fate una domanda troppo difficile, accorcio. Che cosa è riuscito a fermarmi, a non farvi emergere del tutto, a farvi stare a galla fino ad ora? Cosa manca in Veneto per permettere alle stelle di brillare quando fanno la loro cosa e hanno bisogno di un palco, di un campo comune dove agire con gli altri? Mio Dio, è più difficile di prima. Sei, secondo me, manca filosofico. E allora rispondete voi. Regata subito. Fine. No, non credo, cioè non manca niente, nel senso, i gruppi ci sono, si suona, e forse siamo un po' disabituati all'ascolto, secondo me. Siamo un po' pigri, siamo diventati pigri. Spesso gli stessi alla musicisti quando suonano gli altri, no? Alla fine anche. Le energie sono quelle di 15 anni fa, cioè che... Aspetta, rifai. Le energie sono quelle di anni fa, nel senso che di gruppi di band che hanno voglia di fare e di proporsi sono quelli di 15, 20 anni, 35 anni fa. Mancano gli spazi e energie, soprattutto la gente interessata ad ascoltare. Secondo me è questo. A Treviso mancano proprio gli spazi. Qua magari nel Padovano un po' meno. Da noi diciamo che gli spazi culturali sono stati ridotti a zero come proprio idea prestabilita. Ma la cronaca, ma prima gli stessi compagni ci ricordano che comunque anche a Treviso c'è una certa voglia di riaprire, di riappropriarsi di alcuni spazi preclusi più che chiusi. Però c'è poca volontà di dialogo da parte dell'altra parte, nel senso che quello che ZTL propone il comune non riceve. E lo sappiamo, quindi, nel senso, non solo non lo riceve per distanza, non lo riceve proprio per spirito battagliero, nel senso che risponde per le rime in un modo assai criticabile. Però è da anni che la giunta Gentilini fa di questo tipo di comunicazione con le nuove generazioni un punto di forza. D'altronde è attaccabile su questo punto di vista, ed è un po' poco per pensare di poterla sgomberare dal posto che occupa. E la ricetta che proporreste voi, magari anche vedendo quello che succede anche qui o anche in altri spazi, anche in altri luoghi, visto che non siete stati solo in Italia a suonare? Ma la ricetta che proponiamo noi è più o meno quella che state proponendo voi adesso, nel senso che se non ci sono gli spazi bisogna crearli. Da noi si sta muovendo qualcosa a livello di, per esempio, per dirtene una, i negozi di dischi che cominciano a far suonare all'interno, sono realtà che nelle storie rock esistono da sempre, a Treviso non c'erano, cominciano adesso. Quindi noi come etichetta esistiamo da 10 anni e si comincia adesso a collaborare con le realtà locali. Quindi diciamo che il territorio, se non trova da parte delle istituzioni, da parte delle altre sfere gli spazi, si deve creare da solo. Il palco sul quale vi piacerebbe suonare, di quelli che magari avete
visitato già da sotto il palco o da sostenitori magari di qualche altra realtà che conoscete, qualche band che supportate, qualcosa che non avete ancora fatto e che vi verrebbe voglia di fare? Il Gods of Metal vale. Ok. Allora, salutando anche il compagno Burzum che ci sta ascoltando di sicuro, io ringrazio gli S e auguro a loro un'ottima serata, un'ottima esibizione, annata. Un'ottima annata, come quel film famosissimo, o forse quel Valpolicella. Complimenti ragazzi, bocca al lupo. Grazie, ciao.